bentornato nel mio canale. Sono così felice di vederti ogni singolo giorno. Come ti senti oggi? Ti auguro una buona giornata e buona fortuna con le cose che desideri. Oggi è sabato 4 settembre 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Sagittario. Dall'amicizia all'amore il passo è breve. Riguardo a un'amicizia che un giorno sembra amore e un altro no, è arrivato il momento di fare chiarezza. A ricordarvelo ben quattro astri griffati dall'elemento aria, sinonimo di complicità e comunicativa, Mercurio, Venere, Giove e Saturno, secondo i quali avete tirato in lungo fin troppo. È ora di lanciarvi, adesso o mai più. Nulla da ridire sul rapporto puramente amicale, se siete al verde sapete dove bussare e di qualsiasi favore abbiate bisogno avete un appoggio sicuro e anche una spalla su cui piangere. Se la famiglia è lontana e non vi supporta, negli amici trovate il surrogato affettivo ideale, qualcuno che vi ascolta, vi sostiene e vi consola. Attenti, però, a non confondere tutto questo con l'amore. Potrebbe nasconderlo oppure trattarsi solo di un abbaglio, occhio alle illusioni, talvolta il cuore crede ciò che gli si vuol far credere. Trionfo, gioia, felicità e realizzazione. In amore è il successo pieno, l'appagamento di sentimenti e desideri, la riuscita di progetti. Amore solido che presto potrebbe sfociare in un fidanzamento importante, in una convivenza, in un matrimonio. Potrebbero arrivare, da un momento all'altro, notizie piacevoli, importanti, che annunciano il successo. Decisioni importanti in ogni campo, ottime prospettive sul lavoro, negli impegni, tra amici. I single potrebbero incontrare l'anima gemella o trarre successo pieno dai loro nuovi incontri. Ricordate che l'amicizia è un dono e come tale va vissuto e affrontata. Se scoprite che un amico o un'amica vi ha tenuto nascosto qualcosa, anche di importante, prima di decidere di allontanarvi fate almeno un tentativo di chiarimento. Sono in arrivo buone nuove per messaggi o per lettera, qualcuno riuscirà a strapparvi un sorriso. Se siete alla ricerca di un lavoro è giunto il momento di impegnarsi molto di più lottando oltremodo contro le apparenze e cercando strade nuove e alternative. Ottime possibilità in generale per affari e commercio. Non rimandare ciò che dovresti fare. Mantieni le tue promesse. Sarai molto generoso oggi. Metti del denaro da parte se puoi. Momento favorevole per l'amore, la riconquista di qualcuno vi metterà le ali ma sappiate essere caute in tutto. Un flirt potrà trasformarsi in un rapporto più serio. Creatività. Bene le relazioni con persone molto più mature o molto più giovani. Se avete pensato a un viaggio di piacere è venuto il momento di progettarlo realmente e praticamente. Progettatelo nei minimi dettagli e ne trarrete soddisfazione. Non è che forzando la mano su una questione che otterrete i migliori risultati, anzi insistendo troppo rischiate di perdere il contatto con la realtà e farvi illusioni. Pericolose. State di più accanto al partner che non sta attraversando un momento positivo. Di sicuro sarete di conforto, cercate di non essere invadenti però, ma fatelo discretamente. Sia che si tratti di un rapporto di amicizia o di amore, dovete riconsiderare la vostra posizione prima che mini la vostra felicità. Giornata difficile per l'amore, decisioni sbagliate, tensioni e possibili sospette di infedeltà. Chi è single rimarrà tale. Dovete imparare a separare la vita privata dalla vita professionale. Non rovinate il lavoro fatto in precedenza. Appunto avere il potere ed avere il controllo sono due cose molto differenti e al momento attuale non ne conoscete neanche le differenze. Cielo positivo per voi tutti rappresentanti del segno più avventuroso del ciclo zodiacale. Soltanto chi nasce nella terza decade dovrà fare attenzione a come si esprime, con un gruppo di pianeti contrario, Marte, Sole. Nettuno potrebbe incorrere in qualche gaffe o in incidenti di percorso. Durante la giornata di oggi sarete parecchio stressati, non riversate sulla coppia i problemi del lavoro, se siete insoddisfatti in questo periodo provate a fare qualcosa a riguardo ma non incrinate il rapporto sentimentale, potreste pentirvene. Anzi, il partner deve essere la vostra roccia. Potresti avere voglia di impegnarti a fondo sul lavoro. La produttività di cui darai prova farà molto bene al tuo amor proprio. Tieni presente però che la tua cerchia non ha per forza bisogno di vederti così per apprezzarti.
Non sprecare troppo tempo ed energia per mettere in dubbio ogni tua impressione. Restare umili non è il vostro forte, non fa parte del vostro modo di essere, ma non c'è un tempo per imparare. L'importante è essere consapevoli dei propri limiti e cercare di superarli, a qualsiasi età. A parte gli scherzi, in questa giornata sarebbe opportuno considerare meglio alcune faccende, proprio per evitare che prendano il sopravvento sulla vostra vita e che dobbiate chiedere ulteriore aiuto in giro. Sabato anonimo, almeno fino a sera, sotto il tiro incrociato di Marte e Nettuno in quadratura. Dunque inconcludenti a casa, nervosi sul lavoro, che sia in azienda o in proprio il risultato non cambia. Sotto pressione anche le finanze, con Plutone in seconda casa, che vi invita a non fare altre sciocchezze, avete già speso troppo e i conti minacciano di finire in rosso. Con questa consapevolezza non vi peserà divertirvi in serata, quando finalmente la bianca signora passerà in trigono, regalandovi una partenza lampo o una festicciola tra amici. La bella sorpresa ve la farà Venere, con un'amicizia pronta a diventare amore, ma ora la mossa decisiva spetta a voi. Amore ed Eros, amicizia amorosa o rapporto amoroso venato di amicizia, l'essenziale è essere chiari e non confondere i sentimenti creando illusioni a se stessi e agli altri. Se anche le emozioni restano confuse, meglio non prendere una posizione definita, rifletteteci su, magari camminando come fanno i monaci zen quando hanno un koan da risolvere. Siete molto affettuosi, molto profondo e siete i primi a precipitarvi in qualsiasi momento. Riuscite a farvi apprezzare senza problemi dal vostro partner, sebbene qualche volta pensate al tradimento. Rendetevi conto che in questo momento siete molto presi da situazioni che non vi permettono di curare appieno il vostro rapporto d'amore. Fate attenzione a non dare per scontato nulla. La Luna è ospitata nel segno del Cancro, settore dello zodiaco che celebra la fusione emotiva. In serata il pianeta dei sentimenti, romantico per eccellenza, vi regala momenti di magica intesa con la vostra dolce metà, specie se nascete nella prima decade entrando in Leone. Lavoro e denaro, focus sulle finanze, soprattutto il liquido di cui oggi siete straordinariamente a corto. Sereno il rapporto con i colleghi al riparo da competitività e invidie, unendo le forze dal cappello a cilindro tirate fuori grandi cose targate creatività e armonia. In questa giornata potreste affrontare avversità, tuttavia avrete l'appoggio di coloro che credono in voi e che non sogneranno mai di rimproverarvi per qualcosa che non dipenda da una vostra mancanza. Questa giornata si annuncia un po' faticosa, forse per via di cambiamenti nei vertici della struttura dove lavorate che provocano un riadattamento non sempre agevole. La Luna stabilisce una nuova fase dove sarete chiamati a svolgere in modo serio e responsabile le vostre mansioni. Plutone, Giove e Saturno molto positivi per la seconda e terza decade, se sarete abbastanza accorti e strategici, vi spianeranno la strada di considerevoli successi professionali, quelli che un futuro non troppo lontano avrà in serbo per voi. Benessere, occhio alle intolleranze e agli svarioni ormonali responsabili di vari malesseri difficili da definire. Per una cura esclusivamente dei sintomi chiedete lume all'amico erborista, saprà consigliarvi il prodotto giusto. Se va bene giova, se va male non fa nulla. La sveglia è un incubo, vorreste dormire soltanto e alzarvi direttamente per pranzo ma non è un desiderio realizzabile. Programmatelo lo stesso, sarà una goduria rilassarsi a letto proprio come sognate. Per lei, un'occhiata al portafoglio e un'altra ai vostri conti per chiarirvi le idee. Il liquido scarseggia, avete già speso troppo, ma il gruzzoletto, ben investito, tiene ed è sufficiente ad accendere il mutuo per la cassetta dei vostri sogni. Per lui, co-housing con gli amici, ecco la soluzione giusta per voi che lavorate o studiate fuori piazza. Sempre che, a contatto con la bieca realtà, tipo chi lava i piatti stasera? Lo splendido rapporto non si incrini. Impegnatevi per mantenerlo saldo e cooperativo. Colore delle emozioni, ciclamino. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 6. Benessere, 8. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace,
condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.